Purtroppo non c'è, ci sono oggi quattro assessori, già un successo clamoroso questo, devo dire, da parte della Giunta, però non c'è né il vicepresidente assessore alla cultura né Turci che istituisce per Re, non sappiamo nulla della scomparsa della mamma di Paolo, ci associamo anche noi al cordoglio, e, ovviamente, però quindi. Parlerò con rivolto alla Giunta perché riferiscano all'assessore Maerna che dovrebbe occuparsi di cultura anche. Noi abbiamo dedicato, tutto su mia proposta, la sala Oberdan dello spazio Oberdan ad Alda Merini. Alda Merini è la poetessa, devo dire, più nota in Italia degli ultimi anni, scomparsa pochi anni fa, e milanese, legata al tessuto milanese, legata anche molto alla provincia di Milano, a cui ha dedicato un CD, una poesia e una canzone dedicata alla Madonna. Sta facendo un fatto molto grave, nel senso che la casa di Alda Merini rischia di essere cancellata, ma soprattutto rischia di essere cancellato il muro, la parete, dove Alda Merini era solita scrivere i propri versi o scrivere alcuni pensieri e alcuni tratti, diciamo, di descrizione dei personaggi che lei incontrava nella città di Milano. In questa casa lei aveva vissuto in affitto, ovviamente il proprietario l'ha ripresa e non capendo l'importanza artistica, ma non solo, ovviamente anche da un punto di vista di valore economico di quest'opera, di questa parete così effigiata, la si vuole abbattere sostanzialmente e quindi distruggere. Si stanno raccogliendo numerose firme per cercare di fermare questa situazione. Io credo che come provincia, rispetto proprio a un personaggio di questo genere, secondo me dobbiamo fare qualcosa, cioè cercare di insomma, intervenire presso la sovrintendenza, comunque fare pressione rispetto anche a un atto di questo genere, che è un atto secondo me scellerato da un punto di vista proprio di valore storico e culturale che ha invece questo appartamento, e sarebbe cosa buona e utile, visto che abbiamo oltretutto dedicato la sala Oberdan a lei, abbiamo fatto una manifestazione dedicata a Alda Merini. Sarebbe bello che la provincia continuasse in questo suo impegno, salvando qualcosa che secondo me Milano ha diritto di avere. In altre nazioni, molto probabilmente una parete del genere sarebbe già stata esposta e sarebbe fatto un museo, ovviamente. Qua in Italia, evidentemente, abbiamo troppo e non utilizziamo invece quello che sarebbe importante mantenere. Quindi pregherei gli assessori presenti di chiedere all'assessore alla cultura Maerna di intervenire e di convocare semmai la Commissione Cultura su questo tema, che mi sembra un tema importante per la città di Milano.